Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui a Orania a seguire questo torneo intitolato alla memoria di Costantino Nivola. Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità, che vuole ringraziare tutte le squadre partecipanti a questa manifestazione che sono intervenute. Facciamo un grande applauso per le 8 squadre: la Lazio, la Società Sportiva Lazio, il Cagliari, la Nuorese, la Torres, l'Olbia, la Bitese, il Macomere e l'Orani. Grazie a tutti per aver deciso di accettare l'invito della società Orani Calcio, che ha organizzato questo evento in occasione del ventennale della scomparsa di Costantino Nivola. Costantino Nivola ha dato lustro all'immagine di Orani, è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. In questa giornata la società ha deciso di ricordarlo unendo due aspetti fondamentali nella crescita dei giovani: la cultura e lo sport. La cultura che Costantino Nivola ha saputo difendere in tutto il mondo con le sue opere, e non si è mai dimenticato del paese di Orani. Questo è un motivo di soddisfazione per noi, e quindi penso che un grande applauso vada rivolto a lui, che dal lato ci sta seguendo. Grazie. A questo punto io direi di dare il via alle premiazioni. Quindi direi che possiamo iniziare con i saluti delle autorità. Chiamerei subito il nostro caro presidente, il signor Gonario Nivola. Un grande applauso al presidente, che quest'anno è tornato a sostenersi, ha costruito tutti i nostri grandi successi. Grazie e buona giornata a tutti. Come sapete mi chiamo Gonario Nivola e solo per rispetto di anzianità sono attualmente il presidente della Polisportiva Calcio di Orani. Vi ringrazio a nome di tutto il direttivo di aver accettato l'invito per questa manifestazione sportiva. Organizzare un torneo di calcio allievi a questo livello non è stato facile, e non vi nascondo che è stato molto, ma molto impegnativo. Ma quando ci è stato proposto non potevamo certo tirarci indietro. Sono di quelle occasioni particolari che danno lustro e immagine non solo a una piccola società sportiva come la nostra, ma a tutto il nostro paese e in particolare al nostro comune. Ecco perché vogliamo ringraziare la provincia e chi ci ha sostenuto nel progetto: l'assessore allo sport Peppino Paffi, il presidente del CONI, della FIGC, per averci dato fiducia sulla possibilità e riuscita di questo torneo di calcio allievi. Faccio i complimenti ovviamente alla Polisportiva Orani, alla Società Sportiva Orani, per tutto quello che ha fatto, prima di tutto per l'organizzazione di questo torneo che veramente è stato un grande successo, per aver fatto un'iniziativa che riguarda in particolar modo i giovani, e questo è un elemento di grande nobiltà, e poi per il poco che ne capisco devo fare i complimenti a tutte le squadre per l'elevato livello tecnico anche del torneo stesso. Quindi significa
è stata azzeccata in tutti i sensi l'iniziativa. Settimana faremo una delibera specifica per inserire nel piano triennale delle opere pubbliche la predisposizione di un manto in erba sintetica per questo impianto sportivo. Poi ovviamente noi, per quel che riguarda l'amministrazione, farà tutto quello che è necessario per portare le risorse per far sì che questo impianto sia comunque migliorato e sia ancora di più attrattivo per questo tipo di iniziative. Ringrazio tutti, se anche ho dimenticato qualcuno, perdonatemi, sono anche un po' emozionato. Costantino Nivola, un ragazzo comune, di un paese comune come tanti, ha saputo farsi strada proprio grazie ad una volontà di diamante, diamantina, col sacrificio, lottando contro mille avversità, ha battuto quindi i suoi limiti culturali, ha battuto i suoi limiti geografici, facendo tesoro della parola dei suoi maestri, con modestia e umiltà, crescendo fino a potersi misurare con i personaggi più importanti del mondo nel suo lavoro, nella sua arte. Ricordare anche la sensibilizzazione che questa comunità ha verso i valori sportivi. Ha rimarcato il signor sindaco poco fa che la squadra ha vinto il campionato di seconda categoria. Ha ricordato che ieri c'era il campionato italiano di surfcasting, organizzato sempre da una società di Orani. Non dimentichiamo che 6 mesi fa abbiamo un'atleta che è campionessa italiana di atletica leggera, Claudia Bussu, che qui abbiamo premiato. Poi infine abbiamo l'ente locale ha sistemato uno spiazzo con una pista ciclabile per i ciclisti, ci sono le bocce, quindi è una comunità che chiaramente ha una vocazione sportiva non indifferente, ma questo è un complimento che devo estendere a tutti voi, vuol dire che tutti voi genitori, scuola, comunità e quant'altro sono in sinergia sulle progettualità che pure con pochi soldi l'ente locale sta portando avanti. Non nascondo che ho osservato tutto con piacere, me la rappo già portato. È per questo che porto insieme alle congratulazioni per questa importantissima manifestazione sportiva, il saluto della FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti ed in particolare del Comitato Regionale Sardegna e di tutto il suo direttivo. Sapevo che, e sappiamo tutti, che lo spettacolo che il calcio offre è quello del campo e credo che questo sia stato rispettato in pieno. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno avuto una settimana che spero possa rimanere nei loro ricordi nel tempo e trasferire il messaggio che il calcio può dare nel loro interno, nel loro cuore e nella loro testa.